Benvenuti a questa prima meditazione biblica di questo cammino di Quaresima che stiamo iniziando. Mi permetto di fare una nota per chi sta seguendo questa meditazione. Queste meditazioni sono pensate all'interno di un cammino di Quaresima che possa permetterci di fare nostro un metodo di preghiera. Per questa ragione proverei proprio a integrarle con le istruzioni che poi invece metterò la sera su questo canale. Quindi il mattino una meditazione biblica e la sera un'istruzione per fare nostro un metodo di preghiera. Quindi anche queste meditazioni non vorrebbero essere semplici letture del testo, ma il tentativo di dare degli spunti perché il testo possa diventare occasione per la nostra preghiera. Auguro davvero a tutti di cuore un ottimo cammino di Quaresima e spero che con questo piccolo aiuto possa essere davvero un tempo in cui riscoprire un modo per incontrare il Signore. Mettiamoci innanzitutto in ascolto del testo di questo mercoledì delle ceneri che inaugura questo tempo di Quaresima. Leggiamo dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. È un testo a cui siamo affezionati sempre, no? La Quaresima inizia con questo testo, il mercoledì delle ceneri, che riassume quelle che sono le tre pratiche fondamentali che normalmente scandiscono il cammino di Quaresima di tutti i cristiani: la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Anzitutto vale la pena soffermarci brevemente sul contesto di questo brano. Lo sappiamo bene, siamo nel Vangelo di Matteo e siamo nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo. I liturgisti hanno anche fatto un piccolo taglio perché in teoria vengono saltati alcuni versetti di questo capitolo 6. Dopo che si parla della preghiera, il discorso di Gesù comprende anche l'istruzione sul Padre nostro. In realtà viene tagliato questo pezzo per mantenere l'attenzione sulle tre opere, la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Capitolo 6, discorso della montagna. Sappiamo che il Vangelo di Matteo è costruito su cinque grandi discorsi di Gesù. Il discorso della montagna, che si chiama così perché è ambientato su un monte, viene anche chiamato il discorso del regno. È il primo grande discorso di Gesù ed è, potremmo dire, il discorso programmatico, cioè Gesù sta indicando ai suoi discepoli cos'è quel regno che è venuto ad annunciare. Inizia a darne delle anticipazioni, inizia a mostrare le caratteristiche di questo regno che lui è venuto ad annunciare. Nella prima parte del discorso abbiamo le beatitudini. Qua Gesù passa proprio in rassegna quelle che, se volete, sono le tre grandi opere della fede: la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Sono tre pratiche di fede che esistono in tutte le esperienze religiose. Perché, se volete, riassumono proprio i tre assi fondamentali delle relazioni dell'uomo: l'asse verticale, la preghiera, il rapporto con Dio, l'asse orizzontale, il rapporto con gli altri, l'elemosina. E potremmo dire l'asse circolare, il ritorno su di me, il digiuno, il rapporto con me stesso.
Nel pregare questo testo vale proprio la pena soffermarci sul contesto. Non è una perdita di tempo immaginarci in quella folla che sta ascoltando Gesù. È lì, e Gesù sta lì, sono lì, in quella folla, e sto ascoltando queste parole di Gesù che stanno parlando di un regno e di una possibilità nuova che lui viene a inaugurare nel mondo, di cui lui è signore, di cui lui è il figlio e banditore di questo regno. Non è una perdita di tempo immaginarmi su quella montagna, se magari hai avuto la fortuna di andare in Terra Santa, forse l'hai in mente la collina dove la tradizione ha collocato le beatitudini, questa bellissima collina sul mare. L'Evangelista ci dice che c'è un sacco di gente e sono lì ad ascoltare Gesù. Gesù sale sulla montagna, i suoi discepoli si mettono attorno e inizia a proclamare queste parole che fanno sognare, che fanno vedere un nuovo tempo che lui sta inaugurando. Il tempo in cui Dio nel Figlio sta compiendo il suo regno. Soffermati un po' su questo, immaginati lì, ascolta queste parole, immaginandoti il Signore sul monte che inaugura questo regno. Cosa senti, cosa provi, cosa suscitano in te queste parole? È importante, stiamo vedendo nelle istruzioni per chi seguirà poi tutto il percorso, che ascoltando anche che reazioni suscita in me la scrittura che io permetto allo Spirito del Signore di parlarmi. Soffermiamoci però su alcuni spunti su cui questo testo può alimentare un po' la nostra vita di fede. Dicevo appunto che questo testo, queste tre pratiche riassumono i nostri tre assi fondamentali della vita, però permettimi di fermarmi prima su un altro punto. Il Padre tuo vede nel segreto. Il dispositivo fondamentale con cui Gesù tratta la preghiera, l'elemosina e il digiuno è: occhio che la preghiera e l'elemosina e il digiuno non siano degli atti esteriori fatti per conquistare del consenso, ma che siano atti fatti nel segreto, perché il Padre tuo vede nel segreto. Da che mondo è mondo, la pratica della fede è anche un modo per guadagnare consenso. Viviamo in un tempo in cui forse non è così evidente, per cui se sei credente sono lì tutti a batterti le mani. Però il bravo ragazzo che va in chiesa piace sempre, che se non sei credente è bravo, è affidabile, una persona che è affidabile, una persona di principio, una persona di valore. E uno potrebbe vivere la fede per dei ritorni che ne ha di fama, perché sono venuto grande all'oratorio, tutte le mie amicizie sono lì, perché mi fa star bene far pensare di me che sono un uomo di fede, perché mi fa star bene avere un'impalcatura di pratiche che almeno mi dice chi sono. Oh, sono uno che prega a fare l'elemosina al digiuno. Non so neanche io bene il perché, ma mi fa star bene pensarmi un uomo giusto che fa le cose giuste. Si possono vivere così le pratiche di fede, ci si può servire della fede. La fede mi serve perché in qualche modo mi dà una fama, mi dà un'immagine esteriore accettabile, mi fa star bene, mi dà una struttura, mi rassicura di fronte alle paure della vita. E se fosse così è un problema, perché la tua fede manca di un segreto. La fede sarebbe solo una tecnica di sopravvivenza nella vita. Sarebbe uno degli elementi che rende la vita accettabile. Ma non ha segreti questa fede. Una volta che poi tu hai vissuto la fede così, vivendo le sue pratiche, e ne hai avuto una certa rassicurazione, cosa ti resta della fede? Cioè, se la fede è semplicemente una questione di un benessere che ti dà, basta, hai ricevuto la tua ricompensa, boh, la fede per te è sta roba qua, ma ti perdi il meglio. Non lo so, pensate a tanti uomini di fede che poi hanno fatto storia, Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta. Pensate agli sguardi di quegli uomini, cioè tu ti accorgevi che questi uomini avevano un segreto dietro. La fede per loro non era un'impalcatura per tenere su una personalità altrimenti fragile, ma Dio era il segreto della loro vita. Intuivi nei loro sguardi, nei loro gesti, nelle loro parole che avevano un dialogo profondo con il Signore. Questa è la cosa importante, che la fede non sia solo un atto di esteriorità, una sorta di impalcatura, di esoscheletro
Che la fede sia il tuo tormento, la tua ferita e la tua gioia più profonda. Che la tua fede non si esaurisca a qualche pratica esteriore, ma sia veramente la linfa della tua vita, ciò che ti prende nella pancia, nel cuore, nella mente. Che sia il segreto della tua vita e che il Padre tuo veda che tu hai un segreto, veda che dentro di te c'è un tormento e una gioia, c'è linfa, c'è vita, scorre vita nella fede e non sia semplicemente il salvaguardare un'apparenza. Ecco, che Dio veda qualcosa in te, che in te ci sia un dialogo profondo con il Signore e che la fede appunto non si esaurisca semplicemente a fare delle robe. Allora ti propongo questo primo spunto. Ma la fede è il segreto della mia vita o è solo un susseguirsi di pratiche? La fede è l'anima profonda della mia vita? C'è una sorgente interiore profonda nella mia vita? O vabbè, inseguo, faccio cose, adempio a precetti e basta, è chiusa lì la mia vita di fede. Quando ho annunciato che avrei proposto questo cammino di Quaresima, ho visto grande consenso, no, sulle mie pagine social. E bello, sono contento e vi ringrazio, no, di seguire questo cammino. Ecco, che però non sia, come dire, oh, basta, meno male che almeno ho qualcosa che mi rassicura. Io tutti i giorni ascolto il mio podcast e ho fatto qualcosa in Quaresima. Dov'è il tuo segreto? L'importante è che questo cammino alimenti il tuo segreto, c'è un dialogo profondo, reale con Dio. A volte che ti tagli, che arrivi anche al vivo, a volte che ti consoli, che ti rassicuri. Ecco, però è importante che la tua fede abbia un segreto, che non sia soltanto il fare delle cose. Vado avanti ancora un pochino perché mi sto accorgendo che il tempo passa e mi sono proposto di non andare oltre i 10 minuti, il quarto d'ora in queste meditazioni. Dicevamo, elemosina, preghiera, digiuno, i tre assi fondamentali delle nostre relazioni: rapporto con Dio, rapporto con gli altri, rapporto con noi stessi. Mi soffermo brevemente su queste tre direttrici perché sono molto, molto interessanti. Il testo inizia con l'elemosina, non è banale che si inizi con l'elemosina. Non puoi, secondo San Giovanni, non puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi. Se tu ami un sacco Dio, ma poi sei chiuso nei confronti degli altri, c'è da sospettare che sia autentico questo amore per Dio. L'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e delle strade per essere lodati dalla gente. Qual è il rischio del pensare al mio rapporto con gli altri fatto di esteriorità, di applausi, di consensi, di gente che deve vedere quanto sono bravo? E il rischio è che l'altro non ha nessuno, non è un segreto per te, l'altro è solo uno strumento per star bene te. È un problema questa cosa, è quando l'altro è uno strumento per il mio benessere, per sentirmi bravo, per essere a posto. Guarda che questa cosa è insidiosissima. C'è un libro molto bello di due coniugi, Gilberto e Zattoni, Gilberto Gilini, Maria Teresa Zattoni, due psicologi finissimi, e usano questa espressione: come si può insinuare anche nella vita di coppia o nell'essere padre e madre l'idea che l'altro serve a me? Cioè, tutti mi serve l'altro per sentirmi bravo. Loro usano questa immagine dell'essere croce rossini nella vita di coppia. Io sto bene se ti ho aiutato. Meno male che tu hai dei problemi, così almeno sto bene, perché io mi sacrifico per te. Oppure usano l'immagine dei genitori sacrificali, la madre che sta bene se fa un sacco di cose, se quasi arriva a soffrire per i figli. Se i figli mi danno soddisfazioni, ma che madre sono? Ma che padre sono? Io devo soffrire per i miei figli, devo avere l'orgoglio di aver fatto un sacco di cose per loro e magari un pochino rinfacciargliele. Non suonare la tromba davanti a te, non usare gli altri perché ti servono per star bene a te, ma penso anche ai preti, Io sono uno che mi sacrifica per la mia parrocchia e devo avere la coscienza di essermi sacrificato per gli altri. Ma perché la vita deve essere per forza un fare cose per gli altri perché mi possa sentire bravo? Non serve anche che me lo dica, e basta che io abbia la coscienza di essermi sacrificato. Ma mettiti a servizio degli altri per quello che sono, ma godi del segreto degli altri. Io mi metto a tua disposizione, ma non perché tu servi a me, perché mi fa piacere alimentare te. Sono contento che tu sia te stesso. Questo mi fa piacere. Non sei una cosa per soddisfare un mio bisogno. Sono contento che tu sia te stesso. E il Padre tuo veda questo segreto. Tu non fai degli altri un'occasione per te stesso, ma l'altro lo rispetti per quello che è.
Analogamente il nostro rapporto con Dio, ci sono gli ipocriti che amano pregare stando ritti negli angoli delle piazze, nelle sinagoghe per farsi notare. Ecco, ancora una volta, no, Dio serve a me che gli altri vedano che io sono un uomo di Dio. Devo costruire la mia vita con la fama che io sono un uomo di Dio, un uomo di preghiera. Dov'è il tuo segreto? Ma che lo scopo della tua preghiera sia l'incontro con il divino, non servirti della preghiera per te stesso, per costruire qualcosa per te stesso. Analogamente il digiuno, è interessante l'esperienza del digiuno. Non diventate malinconici, cioè se tutto quello che fai alla fine ti lascia la tristezza, l'amarezza nel cuore, è un problema questa cosa qui, ma che sia fatto per una gioia, il sapersi dire dei no, è per sapersi dire dei sì più grandi. Ma guai a noi se pensiamo che la Quaresima è un tempo malinconico, devo vedere quanto sono disposto a soffrire. È un tempo per alimentare il segreto della tua vita. Mi dico dei no per dire dei sì al Signore, e allora mi profumo il volto, e allora vivo anche le rinunce nella letizia profonda, che sto semplicemente guadagnando spazi per Dio. Ma allora, le pratiche che io faccio, le mie relazioni, sono un po' narcisistiche, tutto deve tornare su di me, tutto mi serve per affermare me. Oppure sono una persona capace di ascolto, il bello sta fuori di me. Sono contento di ascoltare gli altri, sono contento di ascoltare Dio, sono contento di dirmi dei no per fare spazio nella mia vita. Chi è il segreto della tua vita? Te stesso? E tutto è un narcisismo, tutto serve per nutrire un tuo io un po' narcisistico? Oppure c'è spazio nella tua vita e sei davvero capace di decentrarti per fare spazio agli altri, per fare spazio a Dio e per accettare che il bello della tua vita sta proprio anche in questa capacità di decentrarti. Ti auguro allora davvero un ottimo primo giorno di Quaresima e che sia occasione per alimentare il segreto della tua vita. E grazie per l'ascolto e buona preghiera.